Bentornati a Giochi d'un fiato Christmas Edition. Qui è Brionac, sempre il vostro leader, e abbiamo un'altra run da parte di Stocchi di Pokémon Rosso e Blu Reverse Badge Order con commento di Jimmy. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Stocchi si è già presentato prima, però Sì. se volete presentarvi di nuovo Sì, ciao, fate sono pure. Stocky. Lascio la parola. Siccome avevo già spiegato prima, la estimate iniziale della prima runner di un'ora è droppata fino a 20 minuti, quindi abbiamo inserito una piccola bonus run che sarà Pokémon Blue Reverse Badge Order. Partirei subito. Devo fare una manipolazione e fra circa 40 secondi il timer inizia. Se intanto Jimmy vuoi spiegare un po' la categoria. Sì, allora, questa, siamo passati dalla ottava alla prima generazione, dai nuovissimi ai vecchissimi, dai glitchatissimi ai glitchatissimi. E questa categoria consiste nell'ottenere le otto palestre di Kanto in ordine inverso, quindi cominciando da Giovanni e finendo con Brock. Chiaramente questo è possibile con i glitch. E poi la run si conclude con la Hall of Fame. Ora Stocky ci mostrerà come. Tempo. Intanto adesso sta manipolando il Sì, trainer ID. perfetto. È iniziata su New Game. Trainer ID in pratica è un codice che identifica il salvataggio di gioco. Normalmente è una cosa che non si vede mai, è inutile. Vedremo che. Ops, mamma mia. Ok, ho sbagliato un attimo il nome. E la useremo più tardi e spiegherò il perché, diciamo, dopo. Anche qui, per lo stesso, diciamo, principio, andiamo a dare dei nomi molto particolari, al nostro allenatore e al nostro rivale. Finita l'introduzione, andiamo a settare le nostre opzioni. Questo si potrebbe fare, prima del gioco, di solito nelle categorie glitchless, si fa prima di iniziare, si salva tempo ovviamente perché il timer comincia il new game. Facendo invece ogni manipolazione del trainer ID non si può settare queste impostazioni, quindi è necessario farlo all'interno del gioco. Abbiamo preso una pozione, è molto importante perché come starter andiamo a prendere Bulbasaur. Bulbasaur purtroppo è il Pokémon più scarso dei tre. Il nostro avversario prenderà Charmander e rischiamo di essere massacrati senza pozione, anzi il fight si può perdere addirittura con la pozione, con un'intera 20 punti vita extra. Tra l'altro oggi mostri due run in cui si prende lo starter d'erba, che è Sì, super raro in Pokémon. giusto, sì. Credo che sia l'unica due, diciamo. C'è X, mi sa. Hai ragione, sì. Pokémon X si prende Chespin. Allora, controllo subito se ho fatto giusta la manipolazione del trainer ID. Ok, perfetto. 4, 5, 8, 3, 1 è quello che voglio vedere. E già che ci sono salvo. Perché come ho detto prima, anche con una pozione si può perdere il fight. E perdere il fight significa non si può continuare la run in pratica. Il fight non è difficile di per sé. Si spamma Tackle, che sarebbe azione. Il nostro avversario spamma Scratch, Graffio. E ha molta più probabilità di colpirci perché Tackle è un 95% di accuracy e in più fa anche più male perché Charmander ha l'attacco più alto. Quello che non vogliamo vedere sono Growl all'inizio, diciamo, e non vogliamo vedere Tackle Miss come quello che avete appena visto. Ne ho due di Tra fila. l'altro avete visto anche un Growl Miss perché caspita. Perché in generazione 1 le mosse di stato delle AI hanno il 75% di probabilità di fallire, anche se sono 100% in teoria. Questa è intenzionale, è un modo per ridurre un po' la difficoltà del gioco da parte degli sviluppatori. Devo curarmi, come avete visto. Ogni colpo di Scratch mi fa 4 punti vita. Il mio attacco credo che sia meno 3, se non sbaglio, quindi faccio 1 o 2 punti vita, forse 2. Comunque, mi sembra che la vinco lo stesso. Non voglio chiamarmela adesso, ma. Per favore, Bulbasaur, non mancare Tackle.
Tra l'altro un critico sarebbe molto utile qui, ma i critici in generazione 1 dipendono dalla velocità di base del Pokémon e Bulbasaur è molto lento, quindi... Giustissimo, sì. Il critico ignorerebbe tutte le, diciamo, drop dai Growl. Ok, quindi, questo è il fight più difficile del gioco. E, una cosa che si può controllare in questo momento è l'attacco speciale di Bulbasaur. Ci sono delle varie strategie per... come si può dire? Per eseguire il primo glitch della run. E, non so, vuoi spiegare un po' te, Jimmy? Dimmi te se te la senti. Sì, sì, allora, vediamo, poi mi correggi se dico... Certo, certo. Stupidaggini. Allora, visto che dobbiamo sconfiggere le palestre in ordine inverso, dobbiamo trovare un modo di andare oltre la prima palestra senza sfidarla. La prima palestra sarebbe Brock, e c'è un personaggio che impedisce di uscire da Pewter City senza aver sconfitto Brock. Però c'è un glitch chiamato Brock Through Walls. Bel nome, sì. Per cui, sì, è un nome fantastico, secondo me. Che consiste in pratica nel... in pratica durante quella cutscene vengono bloccati input del D-pad, ma non gli altri, per cui si preseleziona il menu su save e si interrompe la cutscene, si salva nel mentre della cutscene, per cui dopo un reset si riguadagna l'abilità di usare il D-pad e si fa un setup con i PP per non far crashare il gioco e ottenere il walkthrough walls e scappare da Pewter City e quindi non sconfiggere Brock. Sì, c'è un po' di tempo in questo momento perché c'è la solita, diciamo, missione di portare il Pokédex, di portare il pacco di Oak. Quindi volevo un attimo anche dire qualcosa in più. In pratica, il gioco, una volta che abbiamo superato questo allenatore che in pratica ci blocca, il gioco cerca le nostre coordinate, non le trova, e quindi normalmente, se noi gli parliamo dalla destra, lui va in softlock, perché continua a cercare le coordinate, non le trova e il gioco, insomma, si ferma lì, no? Va avanti all'infinito. Quindi cosa facciamo? Predisponiamo, diciamo, consumiamo i nostri PP in maniera che a un certo punto della memoria ci siano dei valori che siano uguali alle coordinate di quelle che il... questo era un zero incontri? Credo di sì. Non so, scusate se mi interrompo, ma non credo, mi sembra che non ho mai trovato un incontro incredibile. È una cosa come l'1%. Comunque sì, in pratica disponiamo i nostri PP in una specifica maniera, così che il gioco creda che quelle siano le nostre coordinate. E l'allenatore comincia a muoversi verso di noi, non ci trova, e comunque ci lascia muoverci. E non solo ci lascia muoverci. Adesso vedremo anche cosa succede, dai, lo lasciamo anche un po' per dopo. Siamo entrati nella Viridian Forest. C'è solo un fight obbligatorio qui. E tu sai, Jimmy, la storia dei fiorellini? Sì. Allora, vediamo se la dico correttamente. Vai, tranquillo. Dalla versione giapponese a quella inglese hanno cambiato la texture di alcune caselle d'erba, spostando il fiorellino nella parte in basso a destra. In pratica ci sono quattro germogli sub-pixel, in basso a destra, diciamo, sì. Sì, quelle con in basso a destra il fiorellino non vengono riconosciute come caselle d'erba e quindi non generano incontri. Sto facendo un percorso molto particolare per evitare così... In pratica il 90% dell'erba che attraverso non può generare incontri. E comunque sono stato sfortunato perché in una di quelle che potevano generare incontri l'ho trovato. Quindi questo è il secondo fight di Weedle. Questo è un fight abbastanza famoso nelle speedrun di Pokémon Rosso e Blu, perché è molto difficile nella versione glitchless. Con Bulbasaur però l'unica, diciamo, suo pro è che non può venire avvelenato. E quindi questo fight in realtà è anche abbastanza semplice. Non possiamo venire avvelenati, Poison Sting adesso vedremo che fa, sì, dai 2 ai 3 danni. E quindi è molto difficile morire in questo fight. Bisogna mancare un sacco di tackle. Questo è un buon attacco di Bulbasaur. Lo vedo, diciamo, da quanti punti di vita toglie. Con un attacco un po' più basso si spenderebbero dagli 1 ai 2 turni in più. Però questo è andato abbastanza bene. Peraltro avete visto Poison Sting...
che il gioco riconosce come not very effective. In realtà non è vero, è un altro glitch, ma sì. Non intenzionale. In pratica il gioco considera solo il secondo tipo del Pokémon per il messaggio da sì. mettere a schermo, ma in realtà i calcoli li fa correttamente con il doppio. Ok, adesso, come ho spiegato prima, ho bisogno di disporre i miei PP in una determinata maniera, quindi il Pokémon migliore su cui fare questo setup sono Metapod e Kakuna, perché ovviamente non ci fanno danni, ci lasciano fare tutto quello che dobbiamo fare, diciamo. Dobbiamo arrivare a 36 punti di Growl, 16 punti di Tackle e qualunque punto di Leech Seed. Leech Seed non conta in pratica. Ah, il crit è la cosa peggiore che puoi vedere, perché vuol dire che probabilmente ucciderò Metapod prima di usare tutti i tackle di cui avrò bisogno. Quindi di Growl siamo a posto adesso. E adesso dobbiamo usare 8 tackle. Dobbiamo anche uccidere questo Metapod, non possiamo scappare perché abbiamo bisogno del livello 8. E un qualunque Pokémon in questo momento ci darà il livello 8. Quindi non dobbiamo preoccuparci di che livello sia Metapod. Se c'è qualche donazione, in questo momento c'è un po' di tempo. Allora, al momento non ci sono nuove donazioni, però posso ricordare che tutti i ricavati delle donazioni raccolte durante Giochi d'Unfiato Christmas Edition andranno direttamente ad AISM, che è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e che i fonti raccolti renderanno possibile lo sviluppo di un'app che consentirà alle persone con sclerosi multipla di eseguire un'autovalutazione del proprio funzionamento cognitivo direttamente al loro smartphone. Quindi è per una buonissima causa. Mi raccomando, se volete donare, punto esclamativo, donazioni in chat. E abbiamo quasi raggiunto il goal di 867 euro, siamo a 687 euro, non proprio vicini, ma ci siamo quasi, quindi possiamo arrivarci, e sarebbe veramente fantastico se ci arrivassimo, quindi anche una cifra veramente esigua, bassissima, può aiutare tantissimo, quindi mi raccomando. E prego. Ok. Ti ricordi, Jimmy, scusa, se ho preso l'antidote? Aspetta, No. Mi sono completamente perso di come è messo il mio menu. Ok, l'antidote l'ho preso. Devo mettere le Pokéball in fronte. E mi sono dimenticato dell'escape rope. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, ho fatto una cavolata. Allora, Pokéball. Azioni. Burn Hill. Awakening. Paralyzing. Ok, perfetto, ok. Mi sono un po' confuso da solo, ma è tutto a posto. Ok, adesso... Vai. Come vi ho detto prima, preselezioniamo il salvataggio. E... andiamo a salvare prima che il... Salvare e resettare. Prima che ci raggiunga, diciamo. Stai dicendo qualcosa? Scusami, ti ho interrotto. C'era stato un tackle miss al momento sì, giusto. Incredibile. Ero veramente in... Cosa era successo? Avevo fatto un critical hit, perché stava andando tutto bene, diciamo, era più o meno contato, però ho fatto un critical e questo mi ha in pratica rovinato un po' il setup, ma poi sono riuscito a mancare due tackle e questo, diciamo, ha risistemato le cose. Come avete visto, il Brock Through Walls ci permette di attraversare le pareti. È andato tutto bene. C'è sempre un attimo di paura perché il gioco crasha se hai fatto qualcosa di sbagliato nel setup. Dove andiamo? Se vuoi sì. Adesso abbiamo una donazione. Ah, vai, c'è un po' di tempo in cui camminiamo. Sì, donazione da parte di Edes Daughter di 3 euro, proprio un minuto fa, che commenta: mentre faccio cifra d'onda vorrei dire che Stocchi è così bravo che ha fatto anche da backup perché la sua run è durata un terzo più del previsto. Oltre a ciò, maratona bellissima, andiamo così che stiamo spaccando. Grazie mille. Quindi abbiamo accesso a qualunque posto. Dove andiamo? Dobbiamo battere tutti. Andiamo nella Victory Road. No, scusa, Victory Road. Questa è la... Mi sono perso il nome. Perfetto, grazie. E catturiamo un Ditto. Ditto è un Pokémon molto interessante. E ci sbloccherà un paio di glitch in più. Intanto questa è una manipolazione per trovare Ditto e per catturarlo al primo colpo. Vediamo se riesce. Ok, Ditto incontrato, manca la seconda parte che è la più importante.
Ok, è andato dentro. In pratica Ditto ha un catch rate così basso con una sola Pokéball che se non fosse andata bene non sarebbe neanche, non avrebbe neanche fatto uno shake in pratica, non sarebbe mai entrato nella Pokéball. In pratica quando vedo che va dentro sono sicuro che è andato tutto bene. Mettiamo... queste manipolazioni che Stocchi fa sono tecnicamente frame perfect ma in realtà bufferate. Sì, bisogna arrivare diciamo nello stesso frame ogni volta, però ogni azione che facciamo ha una finestra per fare buffering. La finestra più piccola è di 4 frame, quindi la chiamiamo una 4 frame manip, diciamo. Ci trasformiamo nel Rattata, scambiamo di ordine le proprie mosse e ce ne andiamo dal combattimento. Questo cosa fa? In pratica il gioco non hanno programmato bene questa cosa dello swap. In pratica adesso Ditto ha di nuovo una mossa, però questa mossa è swappata nel secondo slot. Questo fa sì che le sue mosse siano in pratica glitchate e ci permette di in pratica accedere delle sezioni di memoria in pratica attraverso quando noi scrolliamo in giù. Intanto abbiamo 30 secondi di Rattata che muore sul schermo. Ok, lo spiego un po' meglio. Il fatto che noi abbiamo scambiato due mosse viene conservato anche quando Ditto esce dal combattimento. Quando dopo rientra, Ditto ha di nuovo una mossa, ma la mossa è comunque in slot 2. In slot 1 non c'è niente e questo fa sì che in pratica il gioco si perda un po', non capisca più cosa succede, ci lascia scorrere un numero di mosse infinite. Queste mosse in realtà sono la memoria del gioco e andando a cedere diciamo certe parti che possiamo vedere, in pratica si vede dal tipo della mossa, vedete che si chiama Cool Trainer a un certo punto e per questo si chiama Cool Trainer Glitch. Andiamo a distorcere i dati dell'incontro in cui siamo in questo momento. La Pokéball non ha funzionato, non chiedetemi perché, non bisogna mai farsi troppe domande in questo gioco. Questo fa sì che adesso questo Rattata stia bruciando per un numero infinito di punti HP in pratica e ci mette una cosa come 30 secondi a morire. Eccola lì. Ok, tutto a posto, tutto normale come sempre. La cosa bella diciamo si perdono comunque 30 secondi quando succedono queste cose, ma la cosa bella è che per qualche motivo adesso questo catch rate sarà garantito. Davvero? Non lo sapevo. Sì, in pratica quando succede il secondo Pokémon che incontri entra sempre. Non chiedermi perché. E come avete visto abbiamo catturato Missing Numb. Se ho fatto tutto giusto adesso non dovrebbe crashare il game. Se ho sbagliato qualcosa crasherà il game. Tanto vi lascio ascoltare il verso di Missing Numb. Un ottimo verso. Ah, è crescito il gioco. Ok. Allora. Vabbè. Allora, è crescito il gioco perché onestamente non so dirvelo. Quando si rompe, diciamo, il Pokémon esce dalla prima bolla. Intanto qua ho dei backup anche per questo. Ok, ci siamo. Scusate. Purtroppo non ricordo bene, c'è un modo per evitare il crash, ma non... adesso ho perso un attimo di... ho perso un attimo della memoria come si faceva a evitare il crash quando il primo Pokémon ti esce dalla ball. Comunque vabbè, tutto bene, abbiamo il backup apposta per questo. E ripetiamo il procedimento. Oh, non l'avevo neanche trasformato. Giusto. Va bene. Ecco qua di nuovo Rattata. Pidgey non va bene perché ha solo una mossa. Non so se non l'avevo ancora spiegato. Intanto il motivo per cui alla fine si vuole catturare Missing No è che per qualche motivo quando il gioco lo registra come visto sì, alza il bit più significativo del sesto strumento nella borsa. Sì. Il che è equivalente a aggiungere 128 alla sua quantità. E questo poi consente di rompere la borsa, come vediamo dopo. Sì. Una cosa interessante che magari non si è vista bene... Oh mio Dio, è successo di nuovo.
Ah, va bene. Una cosa che magari vi siete un po' persi. Quando, una volta che avete sentito il verso di Missing Gnome, dopo vi dirà che Raidon è stato catturato o registrato nel Pokédex. Questo perché il fatto che Missing Gnome, quel verso strano, in pratica esegue dei comandi, non chiedetemi perché, e trasforma il primo Missing Gnome che catturiamo in un Raidon. Questo fa comunque alzare il bit che non interessa. Però sì, nel nostro party dopo avremo un Raidon al posto di Missing Gnome. Invece il secondo Missing Gnome che ne catturiamo sarà effettivamente un Missing Gnome. Se abbiamo tempo donazioni, non so sì, se... te lo stavo proprio per chiedere. Sì. Abbiamo una donazione che mi farebbe anche molto piacere leggere, da parte di Ronin Eleven, che dice di 5 euro. Che commenta: incredibile essere capitato in questa live non sapendo niente di speedrun, ma ritenendolo un mondo affascinante. Grazie per l'iniziativa, buon divertimento a tutti. La cosa che mi fa veramente piacere leggere è che chi ha donato ha scritto tra parentesi che diciamo ha un parente con la sclerosi multipla, e diciamo siamo molto onorati, nel senso che ci fa molto piacere vedere che c'è gente che comunque sia che vive le cose in prima persona, ed è per questo che facciamo anche questo video di questo tipo di eventi. Un po', diciamo, ero anche un po' emozionato prima di leggere questa donazione, perché è una cosa molto importante per quanto mi riguarda. Quindi non sarebbe neanche lui che dovrebbe donare, onestamente, ma ci fa veramente molto piacere. Grazie mille. Stavolta è andata bene. Ok, ho capito cosa mi ero dimenticato di fare prima. Mi ero dimenticato di fare il flash del Pokédex sulla casella giusta. In pratica, il Cool Trainer Glitch trasforma il Pokémon, è complicatissimo, in una subpixel dell'ultima volta che hai aperto il menu. In pratica, lui, l'ultima volta che apri il menu... Intanto, qualche problema con questo Pokémon. Cool Trainer a volte non funziona. Questo è uno di quei casi, probabilmente. Vabbè, basta... usciamo e ci riproviamo. Comunque, in pratica, sì, Cool Trainer si ricorda il subpixel preciso di una casella dell'ultima volta che abbiamo aperto il menu, e prima mi sono dimenticato di fare il secondo flash, ed è per questo che era crashato il game. Mamma mia. Vediamo se... Com'è, non funziona? Oh, eccolo qua, è andato. A volte non coopera. E abbiamo catturato così il nostro secondo missing number. Ma questo può ancora uscire comunque. Ma se esce non fa tutta la... Ops. I problemi di prima. Abbiamo così finalmente ottenuto 255 di quantità. Perché so che ne ha buttati due nel frattempo. Sì. Da 1 a 129, 127, 255. Perfetto. 255 ovviamente non era previsto che tu ce l'avessi nella borsa, e questo fa sì che in pratica noi possiamo cancellare e buttare via i nostri primi slot, e il gioco non aggiorna mamma mia, troppe cose da spiegare. Ok, non aggiorna la quantità. Mamma mia, aspetta, mi sto perdendo. Cos'è che fa? Fammici pensare un attimo. Ah sì, perfetto. Il gioco non cancella veramente il... Vabbè, mi sono perso e sto facendo troppe cose, scusatemi. troppe cose da fare in un singolo momento. Comunque quello che succede, la taglio corta, è che arriviamo a zero di oggetti e dopo ne togliamo un altro. Questo fa sì che gli oggetti tornino a 255 e ci dia il... ci dà accesso in pratica a tutta la memoria del gioco, non tutta, ma quella più significativa. Abbiamo catturato Kingler. Kingler sarà il nostro Pokémon che andremo a usare in questa speedrun. Come vedete qua c'è il Missing Gnome che abbiamo catturato prima. E adesso ci sono parecchi menu da fare. 1, 2, 3, 4. Questi menu che fa Stocchi sono 5, la parte davvero difficile. 6. Bella. Sì, quando si entra, diciamo, nella memoria, questo è l'item underflow, ogni cosa sbagliata può far crashare il gioco, anche solo cliccare l'oggetto sbagliato. Ok, 14 da qua. Swap CV full travel. Ma
Asterisco 0. Tra l'altro questi menu ci sono una serie di tecniche per velocizzarli. Sì, che in questo momento non sto facendo perché... Allora... Okay. I pro come sto occhi sì. Li sanno, però ecco, non sono semplici. Sì, diciamo che cioè, in questo momento semplice. Non sto neanche provando perché tra commentare e io che sono un po' rusty. G, Wi-Fi, HP. Ok. Ok, cosa abbiamo fatto con questo? Siamo entrati nella palestra di Giovanni. E così cominciamo il nostro gauntlet del nostro reverse badge order. Questo è Giovanni, l'ultimo capo palestra che noi in questo caso affrontiamo per primi. Con il nostro Kingler di livello 127. E per fortuna Kingler salirà adesso a livello 100. Ovviamente dopo il 127 c'è il livello 100. Non solo saliamo a livello 100, ma otteniamo anche la red bar. Questo perché in pratica il nostro HP adesso sono un po' buggati e lui crede che siamo a bassi punti vita e ci dà la red bar. In verità non lo siamo, in verità abbiamo un sacco di punti vita. Vuoi spiegare te la red bar, Jimmy? Sì, quando si sente il suono della vita bassa, no? E poi in realtà in generazione 1 non è neanche colorata di rosso. Sì, nelle generazioni successive però sì. Esatto. Però anche comunque, in giallo, anche in giallo gioco... in realtà. Quindi è comunque generazione 1, dai. Hai ragione. Vabbè, il gioco fa un jingle di panico, no? E questo si va a sovrascrivere a tutti gli altri jingle come i level up, i versi dei Pokémon, eccetera. E quindi è molto più veloce in battaglia. Tra l'altro... Nei menu Stocchi prima ha settato il testo istantaneo. Sì, sì, non gli è che spiegato, grazie. E anche la Master Ball, no? Sì, mi sono messo la Master Ball, ma era solo per catturare... No, mi aspetta. Ok. Ok. CG45, TM37 con TM27... Adesso farò una cosa che di solito non si fa, è una cosa nuova con Kingler. Adesso vado ad attivare le animazioni del gioco. E non credo che... Lo sai forse? Perché? Sì. Ok, perché... allora te lo lascio spiegare a te. Poi mi correggi se dico cose sbagliate. Sì. Allora, in genere, per esempio in Glitchless si usano animazioni off perché molte delle mosse hanno le animazioni più lente di quelle con animazioni off, no? Ci sono due tipi di animazioni possibili quando le animazioni off, a seconda se la mossa ha un effetto secondario oppure no. Ma c'è una classe molto ristretta di mosse, la cui animazione vera è in realtà più veloce di quando hai l'animazione off. E Kingler usa Stomp, e Stomp è una di queste rare mosse, per cui in realtà è più veloce avere le animazioni on, nonostante lanci anche la Pokémon. Esatto, stavo per dirlo. Nonostante che la prima volta che lanciamo fuori il nostro Pokémon, questo perda dei frame, perché fa questa animazione della Pokéball con le animazioni on, ma Stomp è così veloce che comunque salva qualcosa come un secondo, comunque. Contando il fatto che dobbiamo fare uno swap in mezzo ai menu, sì. Sono veramente cose che... prima usavamo Charizard, non so se l'abbiamo già spiegato. Charizard è un altro Pokémon che si presta molto bene a Flamethrower, che uccide in pratica tutti. Ed è Kingler in pratica solo un paio di secondi più veloce di Charizard, ma è molto più bello, onestamente. Non so se... Sì, concordo. Bene. Charizard userebbe Lanciafiamme, che sì. È una mossa con effetto secondario, quindi l'animazione veloce, se hai l'animazione off. Però se non sbaglio perde tempo perché tipo non è molto efficace. Esatto, è super efficace. Su molti Pokémon sarà non molto efficace / super efficace. Ok. Oops. Ok. Allora, mi sono un po' perso. Ok, 255. TM32 per J. Ok. Tra l'altro prima hai trasformato Giovanni in un PC. Sì, molto bello, sì. Per depositare i Pokémon per non farli apparire nella Hall of Fame. Nella Hall of Fame, giusto. Alla fine e non perdere tempo. Siamo quindi a Sabrina. I fight in sé sono abbastanza ripetitivi, nel senso che Stomp
uccidi in un colpo tutti i Pokémon avversari. Questo non è in verità vero per Giovanni. Per Giovanni abbiamo usato due volte Crabhammer. Crabhammer è un po' più lento di Stomp, perché sia è super efficace che ha l'animazione Flash, che perde un po' di tempo, e soprattutto non è il 100% accurato, e l'ho anche mancato una volta. In pratica, se si manca solo una volta si va a pari con Charizard, se si manca due volte si diventa più lento di Charizard. È una cosa molto molto close, come diciamo, come timings, ed è per questo che anche il world record attuale è ancora con Charizard, perché non è che sia una route così grande che diciamo distrugge la route precedente. Non so se... Beh, avevo già fatto il setup prima di... Oh, mi sono un po' perso. Ok, perfetto. Andiamo a recuperare i nostri punti con il Max Elixir. E usiamo questo oggetto, Cancel, per disabilitare le collisioni. È un po' più complicato di così, in pratica. Lui salva la posizione in cui lo usi e dopo usa quella per tutte le collisioni successive. Quindi noi stiamo guardando in basso. Lui dice, beh, in basso tu puoi andare, quindi puoi andare anche in alto. In pratica si non aggiorna la direzione e usa la direzione in cui stai guardando per decidere se puoi muoverti o no. Quindi diciamo che disattiva le collisioni, ma con delle limitazioni. Quando vai ci sarebbe una donazione da leggere. Certo, certo, prego. Ok. Allora, innanzitutto abbiamo raggiunto i 700 euro. Siamo molto vicini al goal di 867 euro, quindi mi raccomando, punto esclamativo donazioni in chat. Mentre la donazione è da parte del nostro Gidano, di 5 euro, che commenta, Stocchi sei un mostro, Olso 700 euro, prima raggiungiamo il goal meglio è. Quindi lo dice pure lui, dagli. Allora... Cancel HM4 Brightness. Ok. Intanto non so se l'ho già spiegato, ma perché a volte lo schermo diventa cambia colore? In pratica, ce la posso fare? Ok. Dai, lo spiego dopo quando sono in mezzo alla. Vabbè, lo posso dire io. Sì, vai, prego. Una delle poche cose che non crashare il gioco quando vai a toccare la RAM nei menu è la luminosità. Perfetto, sì. Per cui non so i dettagli, ma so che viene usata. Sì, viene usata spesso per manipolare la RAM. Noi possiamo manipolare a memoria sì, ma con delle limitazioni, nel senso che possiamo usare solo degli oggetti che troviamo già nella memoria. E molte volte se scambiamo questi oggetti facciamo anche crashare il gioco, no? Perché se mettiamo qualcosa di invalido... Invece nella luminosità ci può andare un po' tutto. Il gioco semplicemente cambia la luminosità e quindi usiamo spesso lo slot della luminosità per scambiare degli oggetti e per modificare così le nostre posizioni, le nostre... gli edifici in cui siamo. Infatti molti di questi swap non sono solo per, ad esempio, darci la posizione. Ops, ho fatto qualcosa di sbagliato. Non sarebbe dovuto succedere. Si può recuperare? Non si può recuperare. Non so neanche dove sono, onestamente. Ok, vabbè, facciamo così. Ok. Questa non... è andata un pochino male il secondo backup che uso. cosa ho fatto? Ho sbagliato qualcosa nel menu e questo ha fatto sì che... non sono andato nel warp giusto. Questa doveva essere la posizione giusta in cui sarei dovuto andare. Siamo arrivati già a Surge e noi facciamo in pratica questi pre-warp. Cioè, se riusciamo a accorparli tutti nello stesso menu, come avete visto, lo facciamo anche prima. E adesso ci serve nuotare. Non abbiamo nessun Pokémon con Surf, ma possiamo usare il classico item, punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda. Che chiaramente serve a surfare. Ah sì, chiaramente. Chi è che non lo sa? Ah, no, è giù, sono sbagliato. Ok. Ok. Ops. Ah. Perfetto, ok. Questo intanto è Surge. Ad esempio questo menu che abbiamo fatto, cosa ci ha permesso di fare? Intanto ha spostato la nostra posizione perché vogliamo evitare ovviamente il puzzle
dei trash cans, non so come si chiama in italiano. E dopo abbiamo già preparato il nostro prossimo teletrasporto, diciamo, la nostra prossima connessione. E vedremo infatti che adesso usciamo dalla palestra di Surge e appariremo già vicino alla palestra di Misty. Questo ovviamente per risparmiare più tempo, cioè più cose riesci a fare in un menu solo. E meno tempo perdi. Non si capisce bene che questa è la palestra di Surge in realtà. Allora, vediamo se questa strategia funziona. È una strategia abbastanza nuova, la sto provando per la prima volta in una run in questo momento. Perfetto, è andata bene. Avevo un po' il dubbio che l'allenatore mi sfidasse comunque. Cosa ho fatto di diverso? Ovviamente nessuno lo sa, lo so solo io. Di solito si va da sinistra e bisogna usare cancel, come avete appena visto, per attraversare l'acqua. E dopo bisogna anche cancellare lo stato di cancel. E cancellare ovviamente perde un po' di tempo. Invece con questo movimento non abbiamo bisogno di cancellarlo. Facciamo un paio di passi in più adesso. Però funziona lo stesso ed è alla fine più veloce, perché adesso, come avete visto, ci riporta nello stato normale senza doverlo cancellare noi. Ok, allora. Oh. Soda Pop con Master Ball. Siamo quasi alla fine comunque. Manca solo una palestra. L'ultima, nonché la prima. Esatto. Nonché l'unica contro cui Stomp non è molto efficace, no? Credo. Sì, no, hai ragione, sì. Perché nella prima palestra di Giovanni usiamo Crabhammer. Uh-huh. Ma è perché Stomp non ucciderebbe, non ucciderebbe, sì, non ucciderebbe, sì, esatto. Caspita, neanche a livello 127. Sì. Raidon e Rairon hanno una buona difesa. Sì. Ops. Allora, prendo questo. Con il blocco, sono un po' perso, con il blocco G, perfetto. Pozioni per HM5. Adesso. 6. E dovremmo essere da Brock. Perfetto. Molto molto bene. Non finiamo in realtà con solo le 8 palestre al contrario. Questa è un po' una particolarità di tutti i giochi Pokémon Generazione. Una si finisce sempre con la Lega e con l'Hall of Fame. Questo non cambia molto le cose, come vedremo presto. Brock è quello con il testo più lungo di tutti in assoluto. Infatti non dobbiamo sfidare gli Elite Four e il campione, abbiamo già preimpostato il nostro prossimo warp per la Hall of Fame, e chiaramente questa è la Hall of Fame con Professor Oak, come potete vedere. Ed ecco qua, questo era Reverse Badge Order di Pokémon Rosso e Blu, spero vi sia piaciuto. È ora molto una delle mie preferite sicuramente. Molto visiva, molto, un sacco di glitch interessanti. Da vedere, è bellissima. Sì, molto bella. Sì. E il tempo è quando diventa tutto bianco, eccolo qua. Finito. Bene, bene. Prendo bene il posto di Brio, che è andato a fare un po' di tech per la prossima run. Grazie mille, Stocchi. Grazie, sia grazie per averci fatto vedere Diamante e Perla appena usciti. gli ho rotto un sacco le scatole per fargli lasciare, poverino. Ne valsa la pena, ne valsa la pena. Ne valsa la pena. E poi ci ha fatto anche vedere Rosso e Blu, che sono bellissimi. Poi parliamo con praticamente il miglior runner al mondo di questa categoria, per cui mi ha fatto un sacco piacere. Volete dire qualcosa? Fatelo ora o tacete per sempre e continuate a guardare il resto della maratona. Mi raccomando. Ok, perfetto. Tra l'altro, sei stato così bravo che hai fatto un po' fermare le donazioni. Continuate, siamo davvero pochissimo, ci manca davvero pochissimo al goal iniziale e spero che riusciate ad arrivarci presto. Ringrazio ancora Stocchi, Jimmy e Plush, che è già andato, ma lo ritroverete presto perché conosce tutte le speedrun a memoria, per cui le commenta tutte. Per cui metto un po' di musica e ci vediamo tra poco. Grazie a tutti.